Benvenuti da FT Online a questo nuovo appuntamento di analisi sui mercati finanziari. Io sono Alessandro Magagnoli, responsabile dell'ufficio studi del sito ftaonline.com. A proposito del sito, volevo invitarvi, se avete un minuto da dedicarci, a scrivere una recensione relativa proprio al nostro sito. Ovviamente, a noi farebbe molto piacere, ci aiuta a crescere e acquisire maggiore reputazione. E se avete voglia di farlo, per voi è un impegno che è gratuito. Lascio il link che vedete in questa pagina nella descrizione del video. Oggi ci occupiamo del settore della cybersicurezza, cybersecurity, negli ultimi giorni con l'aumento delle tensioni in Medio Oriente, anche questo comparto è entrato nuovamente sotto i riflettori. Andiamo a guardare alcuni titoli del mercato USA che sono sicuramente interessanti, perlomeno alcuni di questi hanno anche inviato dei segnali grafici di rialzo, ma ci sono anche due ETF scambiati sul nostro mercato che potrebbero rispondere alla esigenza di investimenti in questo settore senza doversi complicare la vita con l'acquisizione appunto di titoli statunitensi. Comunque iniziamo proprio con i titoli americani, con CrowdStrike, che per ogni titolo ho riportato anche qui il codice col quale potete andarlo a cercare su Google per avere maggiori informazioni, però ecco, in ogni caso volevo farvi vedere come negli ultimi giorni abbia accelerato con decisione al rialzo. Si sta realizzando una fase correttiva del rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di inizio anno. C'è questa ascesa che ha superato nella seduta di ieri l'altro il 38,2% retracement, del ribasso dai massimi di novembre del 2021. Questo rialzo potrebbe a questo punto anche continuare. È vero che c'è ancora da superare l'ostacolo del 50% retracement, che è intorno all'area 195 dollari, però come vedete i prezzi si sono lasciati alle spalle, anche se per ora solo marginalmente, il lato alto del canale crescente che parte dai minimi di gennaio. Di solito alla rottura di un lato alto di un canale come questo si può ipotizzare il proseguimento del movimento per un'ampiezza pari a quella del canale, quindi un target intorno all'area 2,10. 195 quindi potrebbe essere una resistenza intermedia con un target successivo a 2,10 circa. Il titolo comunque negli ultimi mesi ha dimostrato una capacità di apprezzamento costante e importante anche in termini di variazione percentuale. Ha raddoppiato circa di valore da inizio anno. Un altro titolo che ha un andamento sicuramente interessante è Zscaler, che proprio nella seduta di ieri aveva superato in modo netto questa resistenza orizzontale intorno ai 163-165 dollari. Anche in questo caso siamo in una situazione di correzione di una discesa precedente, quindi per adesso non si parla di una tendenza rialzista autonoma. Però vedete, tutti questi massimi, giugno, luglio e settembre, sono tutti poco al di sopra del 23,6% retracement, e nella seduta ieri invece c'è stata una decisa accelerazione rispetto a quella resistenza. A questo punto possiamo aspettarci il ritorno almeno in area 195-200 dollari. Vista la prolungata fase laterale che sta sostenendo il rialzo delle ultime 2-3 sedute, possiamo aspettarci che anche area 195-200 possa venire superata. Di solito una fase laterale così importante in termini di durata rappresenta una situazione di accumulo di energia. Nel momento in cui viene interrotta al rialzo o al ribasso la fase laterale, ci si può aspettare la realizzazione di un movimento esteso. Vedete, qui era successo la stessa cosa, ma al ribasso durante la parte terminale dello scorso anno. Dopo la realizzazione di un trading range che era durato tra maggio e settembre, alla violazione della base della figura si era visto un movimento di discesa che era durato alcuni mesi. Un altro titolo da seguire
con attenzione Palo Alto Network, manca ancora forse un segnale di conferma della ritrovata positività. Vedete però che c'è questa linea di tendenza abbastanza vicina, intorno a 2,51. Il superamento di quella linea permetterebbe di considerare ripreso il movimento di rimbalzo che abbiamo visto dal minimo di inizio anno. C'è questo ampio gap che i prezzi potrebbero voler ricoprire, e anche se ci si limitasse a un ritorno nell'area mediana del gap, vorrebbe sempre dire riportarsi in area 3,55 dai 250 dollari attuali. Volendo, si potrebbe addirittura considerare questa fase disegnata dal minimo del 12 di luglio un testa spalle di continuazione. In questo caso la neckline la andiamo a trovare intorno a area 2,54, il minimo di luglio sarebbe la prima spalla, il minimo toccato il 25 di settembre la seconda spalla, il minimo d'agosto sarebbe la testa, e la proiezione dell'ampiezza della figura verso l'alto dal punto di rottura, fermo restando che ancora appunto la rottura della neckline non c'è stata, ma sopra la 2,54 potremmo aspettarci movimenti appunto in area 3,05-3,10, quindi si confermerebbe quel target ricavato dai ritracciamenti di Fibonacci. Rapid 7 è in una fase di lateralità, il movimento laterale ha un andamento vagamente convergente, non si può forse parlare propriamente di un triangolo, se ci sarà però la rottura della parte alta della fascia, che è intorno all'area 50 e 70, come abbiamo detto prima, tutta questa fase laterale diventerebbe un trampolino dal quale fare partire un bel movimento rialzista con un'ampiezza che potrebbe tranquillamente essere pari a quella della porzione più ampia del nostro, range convergente, quindi un obiettivo fino in area 69 e 50 circa. Diamo un'occhiata a questo punto agli ETF di cui avevo parlato. In questo caso vi ho riportato anche il codice ISIN, così è più facile andare a ricercarli. Vedete, in questo abbiamo una bella figura a doppio minimo che è stata completata di recente, quindi due minimi allineati sugli stessi livelli, quelli di dicembre dello scorso anno e quello di maggio. La rottura del massimo di febbraio ha completato il doppio minimo e ci possiamo adesso aspettare un test di area 21,70, che praticamente coincide con i massimi di agosto dello scorso anno. Per adesso i prezzi si sono fermati su un target intermedio, che è la proiezione della metà dell'ampiezza del doppio minimo dal punto di rottura. Non c'è stata però la violazione con questo ribasso di livelli particolarmente importanti, e nelle ultime sedute di settimana scorsa abbiamo visto questa figura a doppio minimo, tweezer bottom, che potrebbe favorire la realizzazione di un rimbalzo, come dicevamo, con un obiettivo che è anche al di sopra dei massimi di inizio mese, fino in area 21,70. Ci sarebbe da iniziare a temere un'evoluzione negativa solo in caso di discese confermate in chiusura di seduta al di sotto dei 19 euro. Invece, infine, abbiamo questo altro ETF. Anche qui abbiamo una struttura a doppio minimo che si è completata di recente. L'andamento grafico dei due ETF è abbastanza simile, in definitiva fanno riferimento allo stesso comparto, e per quello che riguarda questo particolare ETF, il target è intorno all'area 11,50, una resistenza intermedia la troviamo intorno a 10,90, e sarà opportuno che i prezzi non scendano al di sotto di area 9,80 per evitare che lo scenario rialzista venga invece sostituito da uno negativo. Per adesso vi ringrazio per l'attenzione, vi invito, se avete voglia, a
lasciare un like per fare crescere il canale. Vi ricordo che abbiamo da ieri disponibile il servizio Il titolo del mese. Potete chiedermi maggiori informazioni su questo servizio contattandomi a ufficiostudi@fettiaonline.com o oppure a questo numero di telefono. E poi, come vi ho già detto, lascerò un link nella descrizione del video con la possibilità di andare a scrivere una recensione dei nostri servizi e del nostro sito.